Bene, siamo qui, è la Fiera Agricola edizione 2020, siamo nella stand redazione di Luminanzia e abbiamo qui il dottor Vicario, che è il direttore dell'Associazione Nazionale della Pezzata Rossa Italiana, che è una razza, diciamo, che veniva classificato un tempo, non so ancora se sia questo il modo di classificarla, a duplice attitudine. Cioè una razza, insomma, che dava anche soddisfazione nell'allevamento dei maschi e comunque nella carne. Però è una razza che è inserita un po' nel contesto della ricerca di una biodiversità, di animali che probabilmente hanno dei caratteri funzionali più interessanti, oggetto di grande interesse. Però vorremmo sentire direttamente dal direttore, dottor Vicario, la sua opinione. E la domanda è questa, dottor Vicario: ma che senso ha, o ha un senso o ha un futuro, allevare una bovina da latte pezzata rossa? Io allevatore, con quale criterio devo propendere verso una razza o l'altra? O meglio, quali sono i vantaggi che mi potrebbe dare arrivare ad allevare o in parte o tutte pezzate rosse? Grazie della domanda. Allora, lei ha, nell'introduzione, alla premessa, ha detto che la pezzata rossa è una razza duplice attitudine, e confermo, e lo è tuttora, anzi ancora di più. Va detto comunque che nel passato le razze bovine erano tutte a duplice attitudine, quando ancora c'era un'economia e una forma di la società era prevalentemente, l'economia era prevalentemente agricola, tutte le razze erano un po' di latte, un po' di carne, anzi triplice attitudine, lavoro anche, perché prima della meccanizzazione agricola, che è arrivata negli anni 50, ancora prima, le vacche, è giusto ricordarlo per le nuove generazioni, lavoravano anche i campi, perché tiravano il carro. Poi c'è stata un'evoluzione negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale a rincorrere l'aumento delle produzioni, e lì si è cominciato a parlare di razze specializzate, questo termine così di moda, la specializzazione, e quindi sono nate le razze da latte, da carne, e alcune invece come la pezzata rossa italiana, ma a questa aggiungerei anche la rendena, la valdostana, la grigia alpina, sono rimaste a duplice attitudine. Devo dire che c'è stato un periodo che era, non dico quasi da vergognarsi, ma era un po' diciamo fuori moda essere a duplice attitudine, perché era un termine che contrastava con modernità, la specializzazione. Oggi invece la situazione è completamente cambiata, per tutta una serie di motivi che cercherò adesso un po' brevemente di approfondire. È ritornata, non dico di moda, ma di estrema attualità, la duplice attitudine, perché per una serie di motivi. Il primo fra tutti è la biodiversità. La biodiversità è un valore ormai riconosciuto da tutta la società civile. C'è stata anche una conferenza internazionale a Rio de Janeiro, credo circa una decina d'anni fa, dove è stato riconosciuto dalla comunità internazionale che bisogna preservare la biodiversità. Quindi non si può avere un'unica razza per i bovini, un'unica varietà per il frumento, oppure un'unica razza di pecore, come pure di maiali, perché il mondo ha bisogno di questo patrimonio che è la diversità genetica, che deve essere valorizzato ed è una risorsa. La duplice attitudine, per il semplice fatto che continua a avere come obiettivo il miglioramento del latte e della carne, fa sì che le linee genetiche che poi con la riproduzione si portano avanti sono molto diversificate, perché c'è qualche toro che è più spinto a latte e meno a carne, viceversa qualcuna, e questo di per sé, questa selezione duplice favorisce la diversificazione genetica e quindi la biodiversità. Poi un altro motivo per cui è
di estrema attualità questo modo di far selezione, quindi selezionare contemporaneamente per il latte e per la carne dei bovini, è la sostenibilità ambientale. Se noi oggi, dove il tema principale è il riscaldamento globale, la preoccupazione giusta e legittima per cosa sarà il nostro futuro con questi cambiamenti climatici, se uno, secondo noi i media hanno esagerato ad attribuire responsabilità su questo problema all'allevamento dei bovini, tuttavia è vero che i ruminanti nei loro processi digestivi emettono metano. Metano è un gas che ha 20 volte il potenziale di effetto serra rispetto alla CO2. Viceversa, però, bisogna anche ricordare che i bovini mangiano erba e l'erba comunque è un vegetale che cattura la CO2, quindi se da una parte producono metano, mentre altre specie animali come i suini, i polli, ma non è qui, non voglio assolutamente attribuire responsabilità ad altri, non mangiano erba, fieni, prati, quindi dobbiamo avere bene in mente che i prati verdi delle Alpi italiane, i prati di Medica della pianura padana, che sono una ricchezza anche ai fini dell'equilibrio ambientale, esistono perché ci sono delle vacche sopra che mangiano quel prodotto. La duplice attitudine, non avendo produzioni spinte estreme né per il latte né per la carne, possono sfruttare al meglio le risorse foraggere, quindi necessitano di meno mangimi, di concentrati, che spesso questi mangimi, sappiamo, non vengono prodotti in loco ma attraversano gli oceani con le navi. La soia gran parte viene dall'Argentina o dal Nord America, il mais, che ormai è una commodity come tutti gli altri cereali, viene da dove il prezzo è più basso, quindi fregandosene, scusate il termine, spesso delle distanze chilometriche, che poi quelle sì creano degli squilibri ambientali, perché se invece di nutrire i nostri animali con le risorse foraggere circostanti all'azienda dove vengono allevati, andiamo a prendere mangimi da chissà dove, senza contare tutti i costi di trasporto che ci sono in mezzo. Quindi questo è un altro motivo importante per cui la duplice attitudine dal punto di vista ambientale più sostenibile. Altri motivi, diciamo, più economici legati all'azienda sono il fatto che lo stesso animale può dare sia il latte che la carne. Se per qualche motivo la produzione del latte non è sufficiente, può essere compensata dalla carne e viceversa, quindi è più versatile, consente magari di affrontare congiunture economiche, prezzo del latte basso in quel periodo con la carne e viceversa. Quindi altri, chiaramente ci sono anche i rovesci della medaglia, le produzioni per capo sono un po' più basse delle razze speciali, ma sulla base di quello che sto dicendo non è assolutamente un problema. Altri vantaggi della selezione della duplice attitudine sono che sono animali, proprio per il motivo che non sono spinti all'estremizzazione, sono più resistenti alle malattie. La pezzata rossa, per esempio, dimostrazione scientifica che il contenuto in cellule somatiche, quindi la minor predisposizione alle mastiti, che sono la patologia più frequente nell'allevamento bovino da latte, è molto più bassa che non a parità di management. E questo, oltre ad avere degli effetti diretti sui costi di produzione, perché meno interventi del veterinario, miglior qualità del latte, prezzo del latte più alto, anche un effetto sull'immagine verso il consumatore, perché oggi un altro problema è l'uso degli antibiotici, è di estrema attualità proprio di questi giorni, ma è un problema non di oggi, nasce già da un po' di tempo, però bisogna affrontarlo, e questo tipo di animali più resistenti favoriscono una riduzione oltre alle mastiti, tutta un'altra serie di malattie podali. L'attitudine al pascolo è migliore nella pezzata rossa, dimostrato oggi da una statistica della anagrafe bovina zootecnica, che
tracciano tutti gli spostamenti degli animali sugli alpeggi nell'arco alpino, oggi la razza prevalente sugli alpeggi è la pezzata rossa, perché ha una attitudine al pascolamento veramente spiccata e apprezzata dagli allevatori. Direi che mi fermerei qua, penso che argomenti ce n'è a sufficienza per giustificare la nostra visione, la nostra idea di bovino, che ovviamente non voglio togliere spazio ad altri. La biodiversità dell'ambiente agricolo italiano è talmente ampia che lascia spazio a tutte le razze, però vogliamo dire con forza che in situazioni, soprattutto nelle zone montane, collinari, non certo la pianura padana, dove c'è più ricchezza agricola, eccetera, là si presta meglio alle razze specializzate, ma quella sono una piccola parte dell'agricoltura, della zootecnia italiana. Ma se pensiamo a tutto il territorio montagnoso dove, diciamo, i seminativi non si possono fare, questo tipo di animale sicuramente può sfruttare meglio le risorse e dare un reddito agli allevatori, far sì che gli allevatori rimangano sul territorio e il territorio viene tutelato, presidiato anche dai disastri ambientali che spesso ascoltiamo, frane eccetera. Perché? Perché c'è l'abbandono dei territori. Le razze a duplice attitudine come la pezzata rossa, siamo convinti, possano dare una risposta anche a questo tipo di problematiche. Dottor Vigario, è stato chiarissimo, quindi la pezzata rossa può essere messa nella lista delle opzioni e soprattutto, diciamo, per questa, nella speranza di dare una mano e di riconversione in tutte quelle che vengono definite le aree marginali del nostro paese, che non sono piccole. Quindi possiamo dire in conclusione che riflettere anche sull'eventuale adozione della pezzata rossa, soprattutto nelle situazioni appunto marginali, sfruttando questa duplice attitudine e quindi sfruttando anche la capacità di meglio utilizzare quello che viene messo a disposizione dal territorio, può essere una ottima soluzione, quindi di sostenibilità sociale e ambientale. Grazie dottor Vigario, grazie.